Ecco, in una delle tante guerre che, di mafia che sanguinano la Sicilia tra gli anni 80 e il 90, il marito di Ghiera viene ucciso e lei inizia a collaborare con la magistratura e racconta tutto quello che sa a Paolo Borsellino, che allora era procuratore capo di Marsala. Borsellino fa trasferire Piera in una località segreta per proteggerla e da lì a poco la seguirà anche Rita D'Atria, giovanissima cognata di Piera. Anche lei collabora con la magistratura, con Paolo Borsellino, e Rita è la più giovane testimone di giustizia della storia. Io non voglio andare oltre perché tutto questo lo sentiremo raccontare superbamente dalla compagnia teatrale Le Maschere che vedremo fra un po' qui esibirsi. Mi chiamo Piera Aiello e sono nata a Partanna il giorno della Madonna delle Grazie, in una famiglia modesta che non mi ha fatto mancare mai niente. Mio padre è un uomo all'antica, ancorato ai valori e alle tradizioni della famiglia. Mi impone dei limiti, ma lo fa per proteggermi. La domenica passeggio con Ninetta, la mia amica, da Piazza Garibaldi fino a Villa Macallè. Ed è qui che ho incontrato Franco. Avviene a scuola, mi guarda a lungo, mi fissa, è presente nella mia vita, mi fa toccare il cielo con un dito. Ho fatto la mia scelta. Sono la ragazza di Nicola, Nicola Atria, figlio di Don Vito Atria, che in paese chiamano un mafioso. Un mafioso. Nicola, perché dicono che tuo padre è un mafioso? Un mafioso è un uomo di coraggio, che riesce a tenere con le buone o con le cattive maniere quello che vuole, che mette d'accordo la gente che litiga, diciamo che fa la pace. E questa è una qualità che, unita all'essere coraggioso e a ottenere quello che si vuole, fa di un uomo un vero mafioso. Tutti fanno a gara per esaudire ogni mia richiesta. C'è deferenza, c'è la consapevolezza d'avere a che fare con la donna del figlio dell'uomo più temuto e rispettato del paese. Anche se ho percepito cosa possa significare essere fidanzata col figlio di Don Vito, non sono disposta a sopportare tutto questo. Io sono Piera Aiello, ho 17 anni e ho fatto i miei sogni e desideri. Io non temo Don Vito Aria. Comincio a conoscere meglio Rita, la sorellina di Nicola. È una bambina allegra, determinata, sicura di sé. La considero una sorella più piccola e in fondo mi sento un po' piccola anche io. Ho 25 anni. Sono vedova. Vedova di un mafioso. In quel sangue vedo materializzarsi le sofferenze che ho vissuto in quegli anni di sopportazione, di convivenza forzata coi soprusi mafiosi e di botte. E quelli ammazzano pure a Dio, si bada con gli sbirri! Maresciallo, io so che ha ucciso mio marito. Ho un fardello troppo grande di cui mi devo liberare. Mi posso fidare di lei? Posso raccontare tutto o mi fate ammazzare? Io ho una bambina piccola. Io sono Paolo Borsellino. Piacere, onorevole. No, chiediamo subito una cosa. Con tutto il rispetto per la categoria, non sono un onorevole. Un semplice procuratore della Repubblica sono.
Non so ancora che cosa ci deve dire, ma mi fa piacere che lei voglia parlare con noi. Ma deve sapere subito a che cosa andrà incontro se decide di raccontarci tutto quello che sa. Dovrà andare via dal suo paese. Lo dovrà dimenticare. Io vedo una ragazza che ha avuto un passato turbolento. Un passato al quale si è ribellata, che non ha mai accettato. Vedo una ragazza che ha un presente, avrà un futuro felice. Ma non per altro. Perché te lo meriti? Per tutto questo che stai facendo. Zio Paolo, mi devi fare una promessa. Se mi succede qualcosa, ti affido mia figlia. È il bene più prezioso che ho. Se muoio, prendila con te. A Partanna non ci deve tornare. Sì, va bene. Non ti preoccupare. Che tanto ammazzano prima me. Rita passa una notte d'angoscia. E il giorno dopo prende il treno e mi raggiunge a Roma. Dopo le minacce ricevute, ho fatto la mia scelta. Vuole diventare testimone di giustizia, ma deve fare i conti con sua madre. Ma Rita è contenta della scelta che ha fatto. So che le voglio bene, un bene senza misura. Rita ha bisogno d'amore e di tenerezza, perché la morte del padre e quella del fratello le hanno distrutto i pilastri sentimentali della sua vita. Buonasera, siamo in grado di darvi le prime immagini dello spaventoso attentato nel quale ha perso la vita il giudice Giovanni Falcone e almeno 3 uomini della scorta. Con la sua morte quegli uomini ci hanno voluto dire che loro vinceranno sempre, che sono i più forti, che hanno il potere di uccidere chiunque. L'unica speranza è non arrendersi mai. Finché giudici come Paolo Borsellino e tanti come lui vivranno, non bisognerà arrendersi mai. Forse un mondo migliore non esisterà mai, ma chi ci impedisce di sognare? Forse, se ognuno di noi prova a cambiare, forse ce la faremo. Cari colleghi, chi vuole andare via da questa procura se ne vada. Chi vuole restare sappia quale destino ci attende. Il nostro futuro è quello lì. Perché Giovanni Falcone non è scappato. Ha accettato questa tremenda situazione per amore. La sua vita è stato un atto d'amore verso questa città e verso questa terra che lo ha generato. Testimoni di giustizia. Per alcuni siamo malattie inguaribili. Siamo cancri. Siamo un peso. Siamo niente. Ma con la consapevolezza, dopo anni di sacrifici, di poter continuare a ripetere ogni giorno una frase semplice da donna libera. Bastano 2 sole parole. Maledetta mafia!